La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha confermato la ripartenza a settembre. Stiamo lavorando da settimane. Il 14 settembre, il 24 in Puglia, la scuola riparte. Anzi, ripartono le tante scuole d'Italia. Conferma anche D'Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in audizione in Commissione Cultura alla Camera, ha infatti affermato: l'obiettivo è riaprire le scuole, ma anche continuare a tenerle aperte, seppure con la consapevolezza che con la riapertura potrebbe esserci un lieve incremento dell'indice di trasmissione. Ed avverte: ci dobbiamo preparare a probabili chiusure, dobbiamo fare i conti con la realtà. Quanto all'aumento dei contagi degli ultimi giorni, il CTS non è sorpreso. Stiamo guardando con molta attenzione all'attuale trend epidemiologico. C'è un lieve aumento di casi, ma si tratta di dati in fondo attesi. E così i comuni si preparano, si adeguano a direttive che giungono di giorno in giorno. Sopralluoghi quotidiani per comprendere lo stato dell'arte, anche a Grottaglie, comune della provincia ionica, con ben 3 plessi scolastici. Come amministrazione stiamo continuando la nostra manutenzione ordinaria, che anche quella è partita dal mese di giugno, in quanto le scuole sono state chiuse e quindi necessitano quantomeno di manutenzione, insomma, un po' più importante. In questo edificio, insomma, ci sono operai che stanno sistemando, tinteggiando, insomma, le murature, altri idraulico e elettricista sono stati nei giorni precedenti a questo. Insomma, stiamo cercando di ripartire quanto nel miglior modo possibile, aiutando, insomma, anche i vari comprensivi ad essere pronti, insomma, con tutte le prescrizioni che giorno per giorno ci vengono, insomma, dettate dal governo centrale. Si sta cercando a tutti i costi, dichiara Fornaro, di non dividere le classi per poter garantire agli alunni di proseguire il percorso con i loro compagni di sempre. Hanno diritto, soprattutto i bambini, ad un ritorno a qualcosa che somiglia alla normalità. Attualmente sono pochissime le aule che verranno sdoppiate, si parla di poche unità in sostanza, però anche lì stiamo cercando di risolvere anche queste pochissime unità, insomma, per far modo che i ragazzi possano tornare nelle loro classi come era, insomma, prima dell'emergenza Covid.